切る凱旋門ディフェンスだ。音もなく狩るサイレントボレーシュートだ。Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del venerdì di Captain Tsubasa Dream Team. Prima di iniziare il video con tutta la solita carrellata di news, di anteprime, di notifiche e quant'altro, un omaggio doveroso a Sergio Matteucci. Sergio Matteucci era il doppiatore storico che faceva la parte del telecronista nelle partite dell'anime di Captain Tsubasa, di Holy Avenger, da noi in Italia, ma anche quello di Milo Eshiro, una voce che ha accompagnato il sottoscritto per tantissimi pomeriggi della sua infanzia e anche della sua adolescenza. Lui in verità ci ha lasciato, ormai sono 9 giorni, perché era il 4 novembre, la notizia online si era già sparsa al 5, io a dirla tutta l'ho letta solo al 6, quando avevo già registrato il video di settimana scorsa. Avrei potuto inserire questo piccolo spezzone all'interno dei video successivi, visto che poi ho fatto i video a tema Star Wars di Captain Tsubasa Dream Team, però oggettivamente mi sembrava un pochettino brutto inserirlo in un video che partiva con un intro così tra virgolette comica. Volevo omaggiarlo a dovere, e tra le altre cose ne approfitto quest'oggi, visto che è il 13 novembre. Gli appassionati di wrestling lo sapranno già bene, ragazzi, sono anche 15 anni esatti dalla scomparsa di Latino Heat Eddie Guerrero, altro personaggio che veramente ho amato tantissimo nella mia adolescenza, e quindi volevo iniziare questo video omaggiandoli entrambi. Partendo adesso con le consuete notifiche, preavviso della Dream Collection vera e propria che ci porterà a Gote. Sarà anche una discreta Dream Collection, perché oltre a Gote c'è il danese, quello con i capelli lunghi, c'è Igawa in difesa e poi non mi ricordo sinceramente chi è l'altro. Comunque sarà una Dream Collection, ragazzi. Ah va, me li ha messi sotto, di solito me lo mettono mai. Chi è che mi manca? Ah, mi mancava Ino, ecco chi è che non mi veniva. Mi mancava una grande Dream Collection, assolutamente. A parte Ino, che comunque è ancora giocabilissimo in determinati team, Igawa, As, credo che sia As questo, giusto? Esatto, As e naturalmente questo Gote sono giocatori di assoluto valore. Gote con questo, non sappiamo ancora naturalmente le statistiche, ma con questa super riserva, parametri più 50% quando subentra partita in corsa, promette veramente di essere il nuovo Naturesa Dream Collection. Cosa importante, prima che mi dimentico, in questo aggiornamento hanno modificato le condizioni di vittoria per alcune missioni. Sapete quelle missioni che ci chiedono di completare delle partite online? Ecco, una volta valevano solo le partite di rango, adesso valgono tutte le partite. Partite di rango, di gruppo, amichevole, partita veloce e partita casuale. Vabbè, migliorata l'interfaccia degli stamps, direi che ci interessa relativamente. Ne parlavamo ieri sera in live di questa cosa, è tipo 2 anni che chiedevamo una roba del genere. Il piccolo problema tecnico è che l'hanno inserito in un momento in cui oggettivamente nessuno ha più convenienza a giocare le partite online saltando quelle di rango, perché le partite di rango comunque ci garantiscono una Dream Ball ogni 24 ore in caso di vittoria naturalmente, e quindi non è che c'è molta convenienza a fare settimane intere senza giocare, senza vincere neanche una partita di rango. Io ieri sera ai ragazzi in chat ho detto: ragazzi, piuttosto, se veramente vi fate il sangue amaro, retrocedete di una serie e beccate avversari più al vostro livello, ma non vale veramente la pena, secondo me, in questo momento rinunciare alle Dream Ball. Inizia quest'oggi anche la Mini Dream Collection. Mini Dream Collection che non è bruttissima, c'è Brolin che è appena stato latentizzato, poi andremo a vederlo. Ci sono Pascal, che dovrebbe essere la versione quella con l'auto intercetto, quindi comunque ancora un discreto giocatore. E poi c'è Kulisman, visto che siamo in tema di olandesi,
Ci stava anche. Ricomincia la sfida internazionale. Ragazzi, non fate come il Nabbo sottoscritto. Il Nabbo sottoscritto ha detto: ma sì, le prime 5 partite le vinco con una squadra di baulati. Ne ho vinte 3 su 5. Mi sono già giocato 2 biglietti dei prossimi giorni al primo tiro. Vi ricordo, per chi non sapesse come funziona la sfida internazionale, intanto che andando dove c'è scritto vai dettagli potete leggere bene tutto un funzionamento che è molto meglio rispetto a sentirlo su un qualunque video su YouTube, ma al di là di questa piccola di questo piccolo extra, la sfida internazionale fa sì che ad ogni partita che voi giocate i vostri giocatori non recuperino la stamina né durante l'intervallo né a partita conclusa né tra un giorno e l'altro. Quindi domani i vostri giocatori che avete usato oggi non avranno recuperato la stamina. Ogni volta che voi completate uno stage, ogni stage sono 5 partite, passerete allo stage successivo dove affronterete le stesse squadre ma più forti sia a livello di statistiche che a livello di tecniche. Per cui la strategia sta nel tenere i migliori giocatori per gli stage finali e nel vincere comunque le partite per non perdere troppi biglietti, visto che le partite che possiamo giocare sono al massimo 5 al giorno. Evento latente. Mizzica, quanto lo sto odiando sto evento latente. No, l'evento latente di questo in realtà è abbastanza facile. Evento latente per i nuovi giocatori francesi. Cogliete al volo l'occasione le squadre giovanili europei. E evento latente per Incheon Cha del Mönchengladbach apre la strada a feroce attaccante dell'Asia. Questo è una discreta scopetta nel sedere. Poi adesso finisco queste notifiche, li vediamo velocemente. Evoluzione latente disponibile, naturalmente in questo caso si riferisce a Brolin. Partite condivise globali aperte da oggi fino al 27. Sconti delle Dreamball, ormai non dovrei neanche stare più a citarli visto che ci sono praticamente sempre. Eventi latenti, partiamo da quello per le medaglie dei nuovi giocatori francesi e credo anche del nuovo Genzo. Non è una partita difficile, bisogna solo stare un pochettino attenti a costruire la squadra nel modo giusto. Allora, possiamo utilizzare solo giocatori asiatici, Giappone, Thailandia, Arabia Saudita, Cina, Corea del Sud e Uzbekistan, quindi solo giocatori asiatici. Fra questi, vabbè, abilità di squadra inefficace, i parametri dei giocatori del club saranno maggiorati dell'80%, c'è il limite massimo delle tecniche, sia 30, 50, B50, C40, e i nostri passaggi verranno ridotti in accuratezza per via della pioggia, idem per le parate del portiere. La strategia perfetta per questo evento sarebbe tenere in attacco almeno un giocatore asiatico di club. Nella fattispecie io vi suggerisco, se ce l'avete, Cha del Mönchengladbach. Ci sarebbe anche Yuga Dream Collection, però Yuga Dream Collection è abbastanza raro, potrebbero non averlo proprio in tanti. E non disperate però in tal caso, perché una nuova versione di Yuga Piemonte arriverà comunque tra un mese, perché arriverà assieme allo scenario dei giocatori del Copenaghen, quindi magari se non ce l'avete adesso potrete comunque averlo tra un mesetto. Il resto della squadra può essere tranquillamente composto da giocatori asiatici vari, giapponesi, perché tanto alla fine sono tutti giapponesi, che siano più che altro immuni alla pioggia. La tattica della partita è basilare: prendi palla con un giocatore giapponese con un buon passaggio immune alla pioggia, Mizugi a Sodi Quadri, per dire il primo che mi viene in mente, e la lanci lunga in area di rigore al tuo bel Cha che sta dentro all'area di rigore. Gli avversari non hanno delle abilità particolari, sono solo immuni tutti quanti alla pioggia, alle pozzanghere. Il portiere, vabbè, ha tecnica S30, il totale della squadra è 853.000 punti, ma ripeto, col fatto che l'attaccante comunque guadagna quell'80% di bonus, il gol glielo piazza. Ok, volendo potete utilizzare anche, che ne so, Tsubasa del Barcellona, anche Aoi dell'Inter, ma Aoi dell'Inter non è proprio sto grandissimo goleador indipendentemente dalle versioni che avete. In difesa c'è Akai della Sampdoria se volete, e poi basta, vabbè, Genzo dell'Hamburgo in porta, quello direi che è abbastanza un must. Sto citando i giocatori più utilizzati. Ad ogni modo, ripeto, la strategia in realtà è abbastanza semplice: attaccante o centrocampista offensivo in grado di segnare a questo portiere, quindi asiatico in versione club, ed è uno scenario che comunque si supera molto agevolmente.
intanto ho acceso la luce perché non ci vedevo un'ostrica. Discorso completamente diverso per lo scenario di Cha con le medaglie del Mönchengladbach, che saranno utili paradossalmente non per il Cha della versione Mönchengladbach, che già si può fare latente e non ha bisogno di queste medaglie, ma della versione di Cha, quella dove hanno fatto l'assalto SSR settimana scorsa con il tiro S farmabile, che non mi sembra che sia una versione del Mönchengladbach, però sto andando a memoria, quindi potrei dire una cavolata. Chi se ne frega, non è importante in questo momento, servono comunque per lui, e state sicuro che se le mettono vuol dire che quel Cha a breve sarà utile in qualche scenario, garantito. Garantito. Questo scenario ci richiede di segnare almeno due gol senza subirne, abilità di squadra inefficace, tutti i giocatori del Paris Saint-Germain parametri più 100%. Per i portieri va bene, però alla fine giocatore d'attacco ce n'è uno ce n'è, quindi se lo trovate bene, o altrimenti dovrete arrangiarvela in qualche altro modo in questo scenario. Limite massimo delle tecniche S30, 80, B60, C40, giocatori del giovanile del Parigi, consumo di stamina meno 25%, difficoltà enorme di questo cavolo di scenario, riduzione dell'accuratezza dei passaggi del 30% dovuto alla pioggia e abbassamento di tutti i parametri dei giocatori, quindi non solo rallentamento in velocità, ma diventano proprio delle pippe in veraconde, abbassamento del 70% dovuto al terreno sconnesso. Allora, c'è anche in questo caso una mezza strategia, io la stavo attuando in qualche partita ma non ho ancora fatto in tempo a a perfezionarla per bene. Allora, intanto Guendouzi ha zona di sicurezza, quindi non potete segnare da metà campo e neanche da fuori area, lasciate perdere veramente perché non è cosa. Tutti gli altri giocatori, a parte le loro resistenze del cavolo, non hanno difficoltà particolari. La difficoltà che cos'è? È che sono rarissimi e generalmente anche abbastanza pippe i giocatori che in questo momento sono resistenti sia al terreno sconnesso che alla pioggia, alle pozzanghere. Suggerimento mio, mettete 1/2 attaccanti che prendano bonus, che ne so, per la palla alta, per la palla bassa, che prendano bonus in area di rigore, che prendano bonus contro Guendouzi. I giocatori del Werder Bremen da questo punto di vista dovrebbero essere abbastanza buoni, perché sia Vittorino che Margus hanno il bonus all'interno dell'area di rigore e sono entrambi killer di Guendouzi, quindi quei due dovrebbero andare abbastanza bene e sono resistenti al terreno sconnesso. Gli attaccanti non è importante che siano resistenti alla pioggia, alle pozzanghere, perché loro tanto dovranno semplicemente tirare o al massimo dribblare e poi tirare. L'importante è che appunto siano resistenti al terreno sconnesso per non avere il malus del 70% delle statistiche. Per quello che riguarda tutti gli altri giocatori della squadra, il mio suggerimento è di mettere solo giocatori che siano immuni alla pioggia, alle pozzanghere. In particolar modo i due trequartisti e i due mediani devono essere abbastanza buoni nel passaggio. Con i trequartisti voi potete sfruttare queste piccole fasce del campo, vedete, appena dopo la metà campo avversaria, che comunque le fasce non sono influenzate dal terreno sconnesso, quindi la strategia è arrivare qua con i vostri trequartisti in questa zona prima di farli entrare nel terreno sconnesso, quindi senza che si attivi il malus ai parametri, buttare una bella palla lunga in mezzo ai vostri attaccanti e con gli attaccanti o tirare al volo, o stopparla, scartare, tirare, quello poi lo sceglierete voi di volta in volta. Non è facile, perché comunque questa è una squadra da 830.000 punti. Guendouzi è un bel portiere, comunque ha delle belle statistiche, voi non avete abilità di squadra e bonus vari, quindi o ve la giocate un pochettino con i bond e le latenze, oppure potrebbe risultare effettivamente una sfida difficilotta. Comunque ripeto, secondo me la strategia migliore è portarsi qui con i trequartisti, lanciare la palla in mezzo per gli attaccanti e usare gli attaccanti per far gol. Il problema, ve lo dico subito, è che non è che i lor signori che vi trovate davanti hanno zero in intercettazione. Se vi fanno l'intercettazione, anche se la loro tecnica credo che sia un S1, state tranquilli che S1 con S30 ve la fermano comunque, quindi dovete avere anche una discreta botta di fortuna. I due gol si fanno anche con un po' di tempo, magari sfruttando bene il full power, i due gol si fanno anche. È la tripletta per ottenere subito la possibilità di utilizzare gli skip ticket, che potrebbe dare qualche problema. Se avete, credo, il nuovo giocatore Just Hidalgo del Paris Saint-Germain, non dovreste avere troppi problemi in tal senso, perché qua è un fenomeno. Senza si può anche fare, ma ripeto, bisogna proprio azzeccare la partita perfetta.
Campagna regalo gli autografi di Kaito Ishikawa e Satoshi Inoue. Chi cavolo sono? Sono i doppiatori di Yugo e di Dalgo. Il sottoscritto sta ancora aspettando che la club gli mandi l'autografo di non so quale dei due doppiatori, dei precedenti giocatori, di quelli delle K Atene. Perché io a questo concorso il mese scorso ho partecipato, se mi seguite sugli altri miei social già lo saprete, e sono pure riuscito a vincere col mio account personale, tra le altre cose, non con quello legato al canale, perché qualcuno mi ha detto: ma non è che te l'hanno regalato perché hai canale? Guarda, io ho detto, se me l'avessero fatto sull'account di Bar del Nabbo di Twitter ti avrei detto di sì, ma siccome me l'hanno fatto sull'altro mio account, che è un account personale, non credo che sia dovuto a quello, a meno che la club non mi spia talmente tanto bene che non sanno anche come mi chiamo di nome e cognome. Quello non credo. Ad ogni modo è molto semplice: andate su Twitter e twittate il post che parla di questa stessa estrazione, molto semplice, di questo stesso concorso. Lo ritwittate e se siete fortunati sarete fra i vincitori di questa, non so se manderanno una cartolina, un poster, qualcosa autografato dai doppiatori di questi due giocatori. Il concorso è attivo su tutte le pagine Twitter di Captain Tsubasa. Il sottoscritto ha partecipato in quella in italiano, in quella in inglese, in quella araba, in quella thailandese, credo anche in quella cinese se non ricordo male, o quella giapponese, con due account diversi, quindi capite che me la sono anche un pochettino andata a cercare la mia fortuna. Ad ogni modo, vabbè, il funzionamento del concorso è molto molto facile. Vediamo ora tutta la serie di eventi inerenti ai nuovi giocatori del Paris Saint Germain e al nuovo Genzo. Vabbè, la loro estrazione: uno step up banner, dove al sesto step, la prima estrazione è gratis e poi andremo a farla, io credo di fare almeno le prime tre adesso. Sesto step, un giocatore SSR inedito garantito. Per inedito intendono proprio i due del Paris Saint Germain, ma non vuol dire non doppione, perché se voi magari avete trovato già uno dei due negli step precedenti, abbiate pazienza, ma al sesto step vi potrà uscire anche doppione, come è successo a me con Achilles, tra le altre cose. No, che con Achilles, a me con chi è che era su? Ah no, no, non è vero, perché io avevo trovato doppione. Ok, sto dicendo una cavolata, niente, lasciamo stare, però può succedere, ecco, vi basti sapere questo. Dal settimo step in poi l'estrazione torna a essere una normale estrazione al 3%. Questo banner purtroppo non fa parte di quegli step up banner che una volta concluso il giro ripartono dal primo step, no, dal settimo in su ritorna a essere una normalissima estrazione al 3%. Poi regali per tutti, puoi ricevere due giocatori inediti. Oggi ci hanno dato le due versioni baulati di questi giocatori, che tra le altre cose ci andranno bene, dovremmo utilizzare per l'evento a medaglie, dove come tutti gli eventi a medaglie ci sono una serie di giocatori che prendono dei bonus particolari che ci aiutano a ottenere più velocemente le medaglie dorate. Nella fattispecie io ho visto che i giocatori giapponesi portati a 2R danno ognuno un 5% di bonus, e poi naturalmente quelli che danno più bonus di tutti in assoluto sono i tre nuovi giocatori di questo banner, ma anche i baulati che ci hanno regalato. Quindi comunque anche solo per l'evento a medaglie vale la pena, se non trovate nessuno di questi, vale la pena potenziare i baulati e usarli anche solo per quell'evento. Bonus accesso: puoi ricevere Dream Ball, ticket, una stazione SSR e molto altro. Sì, è vero, è iniziato oggi questo nuovo bonus d'accesso. Vabbè, missioni giornaliere sono missioni giornaliere storiche, cambiano semplicemente l'immagine di presentazione, ma non cambia niente. Ricompensa giornaliera no, in questo caso trattasi di a pagamento. Di, non mi viene il termine, ma comunque, vabbè, pacchetto a pagamento, ecco, mettiamola così. Dream Championship, qualificazioni per l'area geografica. Intanto ho visto che hanno aggiunto la notifica proprio adesso che sto registrando il video. Manca la parte, forse solo quella giapponese, se non ricordo male. Esatto, qualificazione finale per aree geografiche, gruppo Giappone. Quest'oggi, col bonus login, abbiamo preso le 30 Dream Ball per le qualificazioni, il turno sudamericano, se non ricordo male. Venerdì prossimo, se le visualizzazioni dovessero andare bene, prenderemo altre 30 Dream Ball per la Dream Championship, per la fase della Dream Championship che si è conclusa sabato scorso. Se questa nuova fase, che inizia questo sabato, se non ricordo male, che giorno è, il 14, esatto, sabato, dovesse andare bene anche questa, ci daranno altre 30 Dream Ball l'ultimo venerdì di novembre. Quindi dovesse andare tutto come deve andare a livello di visualizzazioni, sono altre 60 Dream Ball da qui alla fine del mese. Allora chiudo con l'ultima notifica, vediamo, perché ho letto che è qualcosa inerente al Time Attack. Il gioco frizza quando
si guardano i progressi del, del risultato, non ho guardato, comunque non aprite i risultati del time attack perché il gioco rischia di frizzare da quello che ho capito. Comunque vabbè, niente, non ho neanche visto sinceramente quante medaglie ho preso dal time attack di questo mese. Ok, bando alle ciance, andiamo ad esaminare i 4 giocatori, contando anche Brolin, nuovi che ci hanno dato quest'oggi, che hanno inserito nel gioco quest'oggi. Iniziamo con il bodybuilder svedese Broly è quello di Dragon Ball, non confondiamoci, difensore di tipo tecnico, 1089 punti di stamina, 15,2 d'attacco, 24.009, 25 praticamente di difesa e quasi 20.000 di forza fisica, 9.200 punti di blocco con 7.143 di potenza. Se non ho sbagliato a capire, dovrebbe essere, tipo per statistiche base, il terzo miglior difensore del gioco per blocco, per statistiche di blocco. Ha anche una gran bella intercettazione, perché 8.006 con 7.077 di maestria è una bella intercettazione. Pecca un pochettino del contrasto, non tanto per i 7.000 punti che potrebbero anche starci, ma per i 5.007 di velocità, che sono abbastanza pochini. Super solidarietà, quella tarocca, se ci sono 5 più giocatori non giapponesi tecnici, tutti i parametri 15%, killer di attaccanti, contro attaccanti parametri più 25%, un attaccante a lui non dico che non lo passa mai, ma deve proprio uscirgli fuori il miracolo per passarlo. 25% è un quarto dei suoi parametri, un quarto dei parametri che abbiamo visto prima, anche nel contrasto, che non è un gran contrasto, lo renderebbero comunque un bel contrastatore. Intercettazione di tipo S, buona che abbia direttamente un'intercettazione e non un blocco come tecnica principale, perché il blocco da Brolin lo troviamo, mi sembra, abbastanza anche spesso. E poi un blocco e un contrasto di tipo A. Legame, se ci sono 5 più giocatori non giapponesi di tipo tecnico, parametri di tutti i giocatori della squadra 1,5%, se ci sono 2 o più giocatori svedesi, parametri di tutti i giocatori della squadra 1,5%. L'ideale sarebbe avere lui e una versione decente di Levin, se proprio non volete utilizzare gli ultimi svedesi che hanno attentizzato. Potenziamento blocco automatico, quando effettui il blocco automatico c'è il 100% di possibilità che si attivi una tecnica speciale che non consuma stamina. L'hanno potenziato bene, non è un giocatore per il quale mi svenerei a pullare, devo dire la verità, però per quelli che già magari lo avevano trovato, ecco, si ritrova a fare mani un signor difensore. Venendo ai nuovi giocatori del banner, parto con quello che sta facendo forse più discutere, Genzo Wakabayashi, portiere di tipo resistenza. Io non avrei mai scommesso, fino a settimana scorsa, dopo che abbiamo giocato le partite della storia di questo scenario del Paris Saint-Germain, non avrei mai detto che questo Genzo sarebbe stato un portiere da parata, perché comunque nella storia ce lo presentano giustamente come un Genzo che nel post World Youth ancora si sta riprendendo dall'infortunio alle mani. Quindi ho detto, per riprendersi dall'infortunio alle mani lo faranno come quello delle qualificazioni asiatiche, lo faranno tutto respinta. E invece no, è un portiere da parata. Buon Genzo, che tra le altre cose, non so io, ti stai riprendendo da un infortunio alle mani che ti sei sfasciato da pochissimo, da lì a breve dovrai esordire nei professionisti e decidi comunque di giocare con le giovanili della tua squadra in un torneo europeo. Hai proprio mangiato pane e volpe a colazione, con quoziente intellettivo esagerato, un genio sto ragazzo. Ad ogni modo, 1074 punti di stamina, 16,7 di salvataggi, 18.005 praticamente di forza fisica. È un portiere comunque molto più da parata che da respinta, perché 9.006 di parata rispetto a 7.100 di pugno la dicono lunga, e anche 6.600 di maestria contro 5.100 di velocità, stessa solfa. Abilità di squadra, se ci sono 5 più giocatori giapponesi tipo resistenza, tutti i parametri 20%, io scemo sempre che spero che facciano qualcosa di più specifico per i club, invece continuano a farle per le nazionali. Killer di attaccanti, contro attaccanti, parametri più 15%. Tecnica parata del super portiere standard, quella da 4,75, urge insegnargliene una migliore, perché ormai questa parata è superatissima. Se ce l'avete, insegnategliene una migliore. Anche un pugno di tipo S e una parata ad una mano di tipo A. Legame, se ci sono 5 più giocatori di tipo tecnico, e questa non è male come cosa,
parametri di tutti i giocatori della squadra 2,5%. Non è male, perché se voi come sottoscritto per esempio avete ipoteticamente una buona formazione partendo da una base di 5 giocatori tecnici, ma vi manca il portiere, anche se lui non è un portiere tecnico, in quella squadra ci va divinamente, perché dà il 2,5% a tutti. Bella, questa cosa l'ho apprezzata. Resistenza a pioggia a pozzanghere, va bene per l'evento che c'è da fare. Adesso, killer di giocatori dei club contro giocatori dei club, parametri più 10%. Allora, fino a questo killer di giocatori dei club avrei detto, ok, è la versione banner di Salinas Dream Fest e più o meno ci avrei preso. Questo 10% più giocatori club in questo momento online oggettivamente serve a poco, perché il 99,999% degli attaccanti che girano online non sono di club, ma neanche dei trequartisti, tra le altre cose, sono tutti giocatori nazionali. In ottica futura io non la schiferei tanto, perché comunque devono ancora uscire i giocatori del Real Madrid. E fra questi ci sarà molto probabilmente anche un Natureza. Ora, lungi da me dire che sarà giocatore da banner, che sarà un Dream Fest, che sarà magari il giocatore del Super Dream Fest di dicembre, questo non lo so, ma deve uscire. Lo sappiamo tutti, quindi ecco, forse adesso come adesso questo 10% ci dice poco. Non è detto che da qui a qualche settimana non possa invece dirci tanto. Non so come chiamarlo, io continuo a chiamarlo Just Hidalgo perché mi viene la pubblicità del profumo Just Cavalli, però magari essendo francese sarebbe più giusto Just, non saprei, se qualche francese vuole illuminarmi in merito, ammesso che sia un nome francese, perché Takagi sappiamo che coi nomi, noi italiani ne abbiamo ben donde, Hernandez, Achilleus. Vabbè, centrocampista offensivo attaccante di tipo tecnico, 1144 punti di stamina, 22.600 d'attacco, 14.000 tondi di difesa, 20.100 di forza fisica. A vederlo così, più attaccante che trequartista, perché 8.008 di tiro con 7.003 di potenza. Ragazzi, il tizio tira bene. Il tizio tira bene e non dribbla neanche male, 7.5 con 7.100. Su punto debole in attacco il passaggio, 6.003 con 5.006 non dicono nulla, un contrasto comunque nella norma e un'intercettazione scarsina, ecco. Abilità di squadra, se ci sono 5 giocatori non giapponesi tipo tecnico, tutti i parametri più 20%, contro difensori e portieri parametri più 15%, da attaccante lui affronterà solo difensori e portieri, quindi praticamente questo 15% potete già metterlo in automatico a tutto, fisso. Tiro al volo silenzioso, purtroppo un tiro abbastanza blando, 470, ormai il minimo del meta odierno deve essere un 475, 490 già sarebbe meglio, 470 oggettivamente è un po' pochino, non si può dire di no. Poi ha un tiro a palla alta, un dribbling e un tutti tipo S e un contrasto di tipo A. Legame, se ci sono tre o più giocatori non giapponesi tipo tecnico, parametri di tutti i giocatori della squadra più 2%, resistenza pioggia e pozzanghere, resistenza al terreno sconnesso, come vi dicevo prima, perfetto per lo scenario che abbiamo visto delle medaglie latenti di Incheon-cha. Sigillo delle abilità speciali, sigillo è una tecnica speciale dell'avversario contro cui avviene un contrasto, killer di stamina, consumo della stamina all'avversario durante i contrasti, mi sono perso, più 15%. Ragazzi, non segna a Genzo Dream Fest, quello nuovo, ok? Però ha il vantaggio di colore, si becca il 15% perché lui è un portiere e aiuta di brutto a drenargli la stamina prima. Visto che Genzo Dream Fest, per batterlo dovete drenargli via la stamina. Se avete magari anche una botta di fortuna discreta, gli sigillate la parata S sulla falsa riga di Clivort di Halloween. Quindi questo giocatore, che io veramente leggendo online è stato trattato malissimo da tutti, io non lo schiferei assolutamente. È vero che in un banner con due portieri si tende a pullare sempre per il portiere, ma questo signorino qua non fa assolutamente schifo, ma proprio per niente. Forse in ottica online, dei giocatori di movimento che sono usciti fino ad adesso nei due scenari inediti, quindi tre del mese scorso e tre di questo mese, probabilmente è il migliore.
Chiudiamo con Jean-Baptiste Hugo, portiere di tipo agilità. Ah, ecco, di Just Cavalli prima, di Just Hidalgo, mi sono dimenticato di dire che dalla versione baulata possiamo insegnargli un'intercettazione e un passaggio, se non ricordo male, di tipo S. Avrebbe anche un tiro a palla alta, ma è lo stesso tiro a palla alta che ha già la versione base, quindi se ce ne facciamo niente. Venendo adesso a Hugo, 1091 punti di stamina, 17.100 di salvataggi, 19.003 di forza fisica. Anche in questo caso siamo di fronte a un portiere decisamente più da parata che da respinta. 9.003 di parata è una statistica discreta, 7.002 di maestria, tutto sommato ci sta. Peccato per quei 5.009 di potenza, che avrei tolto un paio di centinaio di punti alla velocità e li avrei dati più alla potenza, visto le sue statistiche. Non è schifosissimo, questo nello specifico non è un portiere bruttissimo anche da ibridare se lo volete fare da respinta, però chiaramente perdete qualcosina. Adesso ci arrivo perché sto dicendo così. Abilità di squadra, super solidarietà con 5 più giocatori non giapponesi, tipo agilità, tutti i parametri 20%. Colpo vigoroso, maggiore la stamina, maggiore la potenza delle tecniche speciali fino a un massimo del 20%. Un tempo te lo fa divinamente. Come portiere di riserva, se lo metti nei supplementari non passa nulla, perché quel 20% è veramente grosso. Non ce lo vedo purtroppo come un portiere che ti regge una partita intera, perché le statistiche sono buone, quel 20% è tanto, ma naturalmente più si stanca più va a scemare. Le sue parate, difesa dell'arco di trionfo, bella, 485 punti di parata, ci sta, non arriva ai 500/510 che sarebbero la perfezione per un portiere, però comunque 485 è buona. Una respinta da 360, un'altra respinta di tipo A da 350. Guardate il paradosso, la respinta di tipo A ha appena 10 punti in meno della respinta di tipo S, ma consuma di più, perché ovviamente uno deve pensarci un po' prima di dare 99 palle nere al super pugno. E poi una parata di tipo A. La sua seconda versione ha, se non ricordo male, un'altra parata di tipo A e un'altra parata di tipo S. La parata di tipo S è da 490. È vero che consuma più del super pugno, ma è diventerebbe la sua tecnica migliore. 490 contro 385. Sarebbe stato, è quasi un peccato dire che non l'abbiano fatto da respinta, perché se l'avessero fatto da respinta, contando anche il suo colpo vigoroso, sarebbe stato un portiere, a mio modo di vedere, eccezionale. Così, secondo me, è un bel portiere, ma ripeto, non ce lo vedo a fare tutta la partita e personalmente ce lo vedo di più come riserva di lusso di Espadas, piuttosto che come titolare. Ad ogni modo, legame: se ci sono 3 o più giocatori non giapponesi di tipo agilità, parametri di tutti i giocatori della squadra più 2%, resiste a pioggia e pozzanghere. Barra del full power up: se attivi una parata con successo, la barra del full power si ricarica del 20%, e questa di per sé è una cosa eccezionalmente buona. Detto questo, andiamo a fare la nostra pullatina. Eccoci qua. Allora, io inizialmente avevo progettato di pullare per tutto il banner, perché personalmente tutti e tre questi giocatori mi servono. Ecco, cosa importante che non ho detto: sì ragazzi, questi tre giocatori, a pari di quelli del mese scorso e del mese prossimo quando ci saranno quelli del Copenaghen, sono personaggi che una volta terminato il loro banner potremo tranquillamente trovare anche nei ticket SSR, quindi se non ne avete un bisogno proprio esagerato potete anche evitare di pullare per loro. Detto questo, ricordo sempre, doverosa come cosa, che ormai nei ticket SSR sono presenti più di 200 giocatori, 210, 220, adesso non so di preciso quanto. Quindi DAL si possono anche trovare, a tranquillo li trovi nei ticket SSR, passa un bel po'. Chi ne ha magari un bisogno più immediato, secondo me farebbe bene a provare a pullare in questo banner, sempre però tenendo conto che 17 giorni inizia l'anniversario global, perché quando saremo a dicembre inizierà l'anniversario global. Molto probabilmente, non dico quasi sicuramente, ma molto probabilmente, settimana prossima la club infamissima ci riproporrà lo step up banner con i giocatori brasiliani e io lì praticamente sarò tipo quasi forzato a fare una pullatina, perché quel banner, quando è uscito all'anniversario, io l'ho fatto tutto e ho trovato solo Alberto e questa cosa mi è rimasta ancora qui. Considerate che siamo in procinto ad avere un'ottima Dream Collection, perché la Dream Collection che dovrà arrivare adesso è un'ottima Dream Collection.
c'è anche una discreta Mini Dream Collection. Della Mini Dream Collection non ho detto che è uno Step Up Banner, anche quello, dovevo dirlo, anche la Mini Dream Collection è uno Step Up Banner. E poi naturalmente a fine mese ci sarà un Dream Fest normale che magari ci porterà pipponi, come io mi auguro. Spero che almeno veramente il Dream Fest e la Club si metta una mano sulla coscienza e non ci forzi a pullare, perché la maggior parte della gente già sta pronosticando un ritorno di Misaki e Santana, e sarebbe veramente una mazzata qua per il sottoscritto. Mi auguro veramente di no, però comunque considerate che c'è anche quell'eventualità. Detto questo, a me questi tre giocatori servono più o meno tutti e tre. Genzo mi servirebbe perché io vorrei provare a sviluppare una formazione di tipo tecnico straniera, e lui, col fatto che dà il bonus agli stranieri di tipo tecnico, andrebbe alla perfezione, considerando che io non ho mai trovato un giocatore, un portiere di tipo tecnico decente. Non ho Salinas, non ho Muller, non ho Gardel, quindi lui, anche se non è tecnico, dà il bonus ai tecnici e mi servirebbe di brutto. Hidalgo per me è il miglior giocatore del pacchetto, e oltre che per l'evento si incastra bene nel discorso di tipo tecnico straniero che ho appena fatto. E Yugo tutto sommato non lo schiferei, perché uno dei problemi maggiori della mia formazione online in questo momento è che se la gente inizia a tirare da casa sua per stancarmi Espadas, io poi in panchina non ho praticamente nessuno. E quindi avere un'eventuale riserva di Espadas che non me lo faccia rimpiangere sarebbe tanta tanta roba. Quindi questi tre giocatori a me servono tutti e tre. Io aspetto, non faccio tutti gli step adesso, tanto lo vedete, il banner durerà 13 giorni, non ho fretta di farli tutti adesso, però i primi tre fino all'SSR garantito diciamo che ci posso arrivare. Cominciamo quindi con la prima estrazione da Zero Dream Ball, che a me storicamente non ha mai portato nulla, e quest'oggi si conferma tale. Un buco nell'acqua proprio di quelli stratosferici. Mai una soddisfazione dall'estrazione da zero. Mai una seconda da 40. Io la potrei perdonare se in questa da 40 trovassi già Stidalgo. Coriandoli però non vogliono dire un tubo, non sono molto indicativi, infatti non c'è nulla. Zero. Coriandoli troll. Vabbè, in quella con l'SSR garantito adesso sarebbe veramente uno smacco enorme nell'SSR garantito trovare uno dei giocatori che non è in rate up quest'oggi. Sarebbe veramente... Ancora coriandoli. Vabbè, qua sono sicuro che c'è, quindi. Fiamme viola. Ricordi. Non è che me ne dai... No. Neanche Roberto esce. Neanche Roberto... Che cosa mi dai? Calzano zero? Pace belli, alla prossima.